e che vanno nella direzione di incentivare il part-time per, anche per brevi periodi della propria vita, rendendolo però non negativo in termini di carriera per le persone. Ci sono degli stati, penso all'Olanda, dove si può accedere moltissimo al part-time, e moltissimo anche gli uomini. Il 25% di quelli che accedono in Olanda al part-time sono uomini, non sono donne, ma questo serve, si è visto che rende molto più efficiente anche il lavoro per le aziende, perché ovviamente una persona più serena riesce a gestirsi meglio il proprio tempo, ma ci sono altri strumenti, la possibilità del telelavoro per una percentuale del proprio tempo. Tetra Pak, che è un'azienda molto famosa svedese che ha sede a Modena, per esempio, è stata premiata per il fatto che le proprie risorse, personale, i propri dipendenti possono svolgere per il 20% dell'orario settimanale il lavoro fuori dalla sede, anche a casa. Allora, anche diciamo, storicamente il telelavoro è stato molto osteggiato, però io vi faccio esempio della mia azienda. Noi per esempio lavoriamo moltissimo da casa, ma non perché l'azienda ce lo riconosca. Il lavoro da casa è non pagato e non riconosciuto, dobbiamo essere molto chiari. Però visto che capita di dover magari uscire, magari per 12 ore in ufficio, poi a un certo punto ci vado a casa e finisco da casa dopo cena. Però, oppure io ho due ragazze che lavorano nel mio gruppo, che hanno appena avuto dei due bimbi che hanno 6 mesi, una tra l'altro abita a Padova, il part time io gliel'ho firmato a entrambe, l'azienda gliel'ha bloccato, perché poi le aziende private non sono così incentivate dal part time, e queste persone ovviamente devono venire in azienda, uscire, vanno a casa e poi magari lavorano da casa perché devono finire qualcosa, perché sono magari disponibili anche a portare avanti qualche altro progetto su cui sono interessate, ma lo fanno senza che questo venga riconosciuto. Io credo che questo sia fortemente ingiusto, visto che ci sono realtà che lo fanno, visto che ci sono anche qui fondi europei che possiamo utilizzare per incentivare le pratiche. Io penso che studiare degli strumenti che siano in grado di dare maggior flessibilità proprio alle forme organizzative del lavoro, per consentire a tutti, non solo alle donne ma anche agli uomini, perché questo culturalmente è un passo in avanti, avere la possibilità di gestirsi il proprio tempo fuori dal lavoro in maniera più serena. E questo credo che sia una risposta anche culturale alle aziende, che sanno in questo caso che di poter contare sulle donne e sugli uomini, ma garantendogli anche una maggior serenità di vita.